Buongiorno a tutti. Allora, ho fatto questo video per spiegare a coloro che hanno avuto lo stesso problema mio e che ce l'hanno ancora in riguardo alla pressione bassa della caldaia che ha causato il blocco dell'impianto. Per cui la cosa che bisogna fare è mettere nuovamente in pressione l'impianto e a freddo, cioè con i radiatori spenti e freddi, e far arrivare la pressione massimo a 1,5 bar. Ok, così adesso è sotto 1 bar. Io già l'avevo riempito leggermente per non stare qui a perdere troppo tempo durante il video, e quindi niente, adesso vi farò vedere qual è il rubinetto. È questo blu qui, di questa forma, che il 90% delle caldaie ce l'hanno tutti così. Quindi lo andiamo a svitare. Guardate, mi si è accesa la caldaia in automatico per favorire l'entrata dell'acqua e l'aumento di pressione. Mettiamo la mano sul rubinetto e lo andiamo a chiudere quando arriva all'incirca 1,3, 1,4, massimo 1,5. Ok, ho spento. Ci diamo due colpetti così per assicurarci che sia il livello effettivo. Ok, ci assicuriamo di chiudere, non lo stringiamo tanto, l'importante è chiudere a modo. Ok, il gioco è fatto. Salve.